Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: Gianni Nannini è una delle cantanti italiane più amate e conosciute al mondo. Voce potente ed animo rock, vanta una vastissima platea di fan, pronti a seguirla in giro per godere della sua musica. Carattere deciso e ribelle, Gianna non ama parlare della sua vita privata, negli anni ha preferito mantenere il riservo sulla sua vita privata. Cosa si conosce allora di lei? Gianna Nannini, la cantante dall'animo rock, è una mamma dolcissima. Gianna Nannini non ha bisogno di particolari presentazioni. L'interprete italiana ha alle spalle innumerevoli successi, nazionali ed internazionali, un pubblico adorante che la segue ovunque, gli onori della critica musicale. Voce graffiata e graffiante, la Nannini è per tutti l'essenza del rock al femminile nostrano, una tigre del palcoscenico. Negli anni ha preferito scindere la vita privata da quella pubblica, è una donna particolarmente riservata che tutela la sua privacy. Non tutti forse sanno che la Nannini ha un animo ribelle ed indomito, ma con due persone in particolare mostra la sua essenza dolcissima e materna. Gianna è infatti sposata da oltre 30 anni con una donna di cui è molto innamorata ed hanno una figlia. L'artista, nonostante il suo essere profondamente riservata, non ha mai nascosto il grande amore che nutre per Carla. Le due vivono a Londra, nel quartiere di Kensington, dove hanno deciso di convolare a nozze. Gianna e Carla stanno insieme da 30 anni, ed hanno deciso di sposarsi per la loro Penelope. Il loro è un amore fortissimo e longevo, non a caso Gianna di sua moglie ha detto che per lei è vero nucleo familiare di cui posso davvero fidarmi. La cantante e sua moglie hanno avuto una bellissima bambina, riguardo alla maternità l'artista ha dichiarato in una passata intervista. L'ho fatta all'età giusta, in modo tale da avere vissuto 20 o 30 anni di tournée come ho fatto io. Quindi è tutto più umano per lei adesso. All'improvviso tutti si sono dimenticati della libertà e del diritto che ha ognuno di noi di fare quello che vuole, quando e con chi vuole. Poi, ha detto che sino all'arrivo di Penelope non avevano mai pensato al matrimonio, se mi succedesse qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra, invece, Carla la può adottare. Poi riguardo al nome scelto per la bambina ha detto, Penelope ha aspettato Ulisse. Proprio come io ho aspettato la mia bambina. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.